Improvvisamente, alla fine di novembre, è venuto l'ordine di trasferimento e ci hanno mandato in un incrocio di piste nel deserto dove c'era un pozzo chiamato Bir el Gobi. Bir el Gobi vuol dire pozzo del diavolo, acqua fetida. E abbiamo trovato sul posto un plottone di bersaglieri. Come ci hanno visto, hanno mandato i balilla a difenderci. E comunque noi siamo arrivati lì. I nostri ufficiali ci hanno schierato, il primo battaglione si è schierato quasi vicino al pozzo, su determinate quote, il secondo battaglione un po' più dietro, un po' dominante, ma la dominazione era a 5-6 metri di altitudine. La mia compagnia era la sesta, la terza compagnia e la sesta compagnia erano denominate d'assalto, perché erano le prime ad andare avanti e le ultime a tornare indietro. Comunque a Bir el Gobi ci siamo trincerati, abbiamo scavato delle trincee dove c'era la sabbia e dove c'era la roccia. Ma nel mentre che stavamo scavando le trincee è arrivata l'avanguardia nemica, quelli detti. E quindi hanno cominciato a cannoneggiare. Ma dietro l'avanguardia nemica non c'era un semplice reparto che potevamo contrastare. C'era un intero corpo d'armata, quasi 10.000 persone con 100 carri armati. E quindi due battaglioni, se non reggimento, messo lì a contrastare un corpo d'armata era una cosa incredibile. Intanto quelli cercavano di attaccare come attaccavano normalmente, carri armati e la fanteria dietro. E erano i Matilda ma anche i Crusai. E quindi molti li abbiamo fermati con mortai da 81. E il tiro era efficacissimo, perché arrivava dall'alto. Tu sai che la corazza laterale è grossa, ma quella che lo copre non è tanto grossa. No? Ma parecchi li abbiamo fermati con i 47-32 nei cigoli e soprattutto con i cacciatori di carri. Era gente che stava dentro una buca fuori dalla postazione. E quando il carro si avvicinava, uscivano e gli buttavano la bomba nei cingoli o dentro la terretta. Le bombe potevano essere la passaglia, finché le abbiamo avute, oppure quelle fatte da noi, che erano le bottiglie d'acqua con la benzina. Ora, se qualche carro armato riusciva a entrare nelle postazioni, la fanteria non è mai riuscita. C'è stato il fatto della medaglia d'oro Nicolini, che non è riuscito a fermare un carro. E allora è salito sul carro, ha aperto la botola e ha buttato la bomba incendiaria. Se non che quando è sceso una raffica di mitra l'ha falciata. Soprattutto venivano all'assalto i Camerun scozzesi, della gente veramente fegatosa, perché noi abbiamo contato anche una dozzina di assalti e malgrado le perdite continuavano a venire l'assalto. La battaglia di Bir el Gobi è durata circa 4 giorni. E per 4 giorni abbiamo combattuto giorno e notte, senza avere viveri, senza avere munizioni, completamente isolati, perché ci avevano mandato lì e ci avevano lasciato lì. E gli alti comandi nostri, come hanno appreso che a Bir el Gobi c'era ancora gente che combatteva, che era viva? Da un dispaccio che il generale Nurri, comandante del corpo d'armato che ci stava attaccando, aveva chiesto al comando suo superiore l'ordine di ripiegare, perché aveva subito delle enormi perdite da parte dei Mussolini bui.